Onorevole Roberta Angelilli, Vicepresidente della Giunta regionale del Lazio, signore e signori, cari colleghe e colleghi, buongiorno a tutti. Mi scuso innanzitutto per non essere con voi, ma questo evento coincide con l'ultima riunione della Commissione per la definizione dei collegi elettorali, riunione nella quale verrà presa la decisione finale, alla quale non potevo mancare. Vi ringrazio per la vostra comprensione. Nessuno può dire di conoscere davvero l'Italia se non conosce da vicino le sue imprese, le loro attività, le loro trasformazioni, i loro successi, le loro difficoltà. Noi le conosciamo e le conosciamo bene. L'Istat esplora questo mondo con competenza, assiduità, continuità e con approcci innovativi. Lo fa per assicurare a operatori e decisori la base di evidenze indispensabile per scegliere e intervenire, e per offrire all'opinione pubblica un quadro aggiornato, fedele ed accurato. Oggi, a 7 mesi dalla conclusione delle attività di raccolta dati, diffondiamo i primi risultati dell'arrivazione multiscopo, che fa parte del censimento permanente delle imprese, a integrazione dei dati di fonte amministrativa dei nostri registri statistici. La tempestività è un aspetto fondamentale per proporre analisi utili al Paese ed è un obiettivo che l'Istat va perseguendo con costanza e tenacia. La strategia dei censimenti permanenti si fonda su un aggiornamento annuale delle informazioni di base contenute nei registri statistici integrati e si avvale di approfondimenti periodici attraverso indagini multiscopo che utilizzano campioni molto ampi. Nel caso di oggi parliamo di circa 280.000 imprese coinvolte. Il sistema del censimento permanente segue nel tempo i profili strategici imprenditoriali e i fenomeni emergenti, con un elevato grado di dettaglio territoriale, dimensionale e settoriale. L'integrazione con i registri statistici restituisce un quadro completo su struttura, comportamenti e risultati del sistema produttivo, comprese le imprese di minori dimensioni, tendendo di seguire le traiettorie di sviluppo delle singole unità produttive e del lavoro che queste impiegano. Dopo la turbolenza forte e senza precedenti del periodo pandemico e quello immediatamente successivo, caratterizzato da shock come l'interruzione delle catene di fornitura, l'inflazione, l'incertezza, nonostante tutto, il sistema produttivo italiano, sebbene inevitabilmente segnato da difficoltà, mostra nel suo insieme resilienza e dinamicità. Cresce il peso delle grandi imprese, circa un terzo delle aziende ha intrapreso percorsi di sviluppo, alcune sono impegnate in passaggi generazionali, continua il processo di digitalizzazione e internazionalizzazione, così come resta alta l'attenzione alla sostenibilità ambientale. L'indagine che presentiamo raccoglie informazioni su tutti i principali ambiti strategici delle imprese: orientamenti, decisioni, scelte organizzative, gestione del personale, relazioni con fornitori e clienti, partecipazione alle filiere produttive e così via. C'è nel lavoro che presentiamo oggi un aspetto di politica e forse ancora di più di stile della ricerca che mi sta molto a cuore e che merita di essere apprezzato. Questa rilevazione nasce infatti dal proficuo confronto dell'Istat con i principali portatori di interesse che hanno fornito un contributo fondamentale alla definizione dei temi da trattare e alla formulazione dei quesiti da sottoporre alle imprese. Ed è proprio grazie a questo confronto che l'indagine ha incluso temi come la partecipazione alle filiere produttive, le catene globali del valore, la transizione digitale e la sostenibilità ambientale. Per questo voglio approfittare di questa iniziativa per ringraziare le istituzioni, il mondo delle imprese e i molti ricercatori e lavoratori che hanno contribuito a rendere possibile questo risultato. Ringrazio anche tutti i graditissimi ospiti che oggi ci aiutano a presentare questo censimento e auguro a tutti un buon lavoro. Grazie e scusate ancora per non poter essere con voi. Buongiorno.
Grazie Presidente, grazie a voi tutti, collegati online e presenti qui in aula all'Istituto. Beh, certamente per conoscere l'Italia è necessario conoscere le imprese e devo dire che il 2023 per l'Istituto, per la produzione statistica dell'Istituto, è stato un anno importante perché è stato caratterizzato a maggio dalla restituzione dei risultati della multiscopo sulle istituzioni non profit, per la raccolta dei dati con il censimento permanente delle istituzioni pubbliche che è appena concluso e infine per la diffusione in data odierna, quasi a fine anno, dei primi risultati della rilevazione multiscopo sulle imprese. Non è un caso, quindi vogliamo conoscere l'Italia, il mondo produttivo, diamo dati di contesto che riguardano anche il no profit, le istituzioni pubbliche e adesso questi, i dati che vengono dalla rilevazione multiscopo. Questa rilevazione ci permette di avere uno spaccato che fa conto anche su informazioni di carattere qualitative, di carattere qualitativo. Queste si integrano con quelle di natura strutturale ed economica che sono prevalentemente quantitative. Le informazioni quantitative sono disponibili grazie alla predisposizione dei registri di base ed estesi dell'Istituto. Quindi, come vedete, è un anno ricco di frutti statistici. E noi chiamiamo censimento permanente l'unione di alcuni di questi frutti, vale a dire delle informazioni annuali quantitative che derivano dai registri statistici integrati, che per loro natura sono censuari, con quelle a cui facciamo riferimento oggi, quelle informazioni che vengono ogni 3 anni da questa grande rilevazione qualitativa campionaria multiscopo. Istat non ha l'obbligo normativo di effettuare la rilevazione multiscopo. È una scelta autonoma, ambiziosa e costosa che l'Istituto fa proprio perché, come diceva il Presidente, è importante conoscere le imprese e il contesto in cui le imprese tutti i giorni lavorano, producono e contribuiscono alla vita attiva del nostro Paese. Allora, questa operazione importante, autonoma, ambiziosa e costosa, lo sottolineo di nuovo, è ovviamente fatta come bene pubblico per aiutare le politiche, quindi è uno strumento importante a questo proposito. E certo è che per misurare un fenomeno complesso come l'evoluzione competitiva del sistema produttivo italiano è necessario capire, misurare le scelte aziendali andando ben oltre le tradizionali variabili di classificazione a tutti noi note, il settore, il territorio, la dimensione d'impresa. Insomma, se vogliamo veramente conoscere il tessuto produttivo nel suo gioco di trama e ordito, noi dobbiamo fare una lettura statistica che sia non solo limitata alla struttura, ma coinvolga anche i comportamenti e le strategie delle imprese italiane. Così avremo la possibilità di una visione approfondita e globale. Certamente gli atteggiamenti e i comportamenti adottati dalle unità economiche in risposta alle sollecitazioni di varia natura, anche impreviste, come è accaduto recentemente, permettono di andare a ricercare le cause delle difficoltà che le imprese incontrano nel quotidiano, permette di intercettare le loro intenzioni di crescita e di sviluppo futuro, permette e consente di delineare, grazie alla multidimensionalità informativa disponibile, il quadro della struttura produttiva italiana che è complesso. Questo quadro, questo tessuto, è apparentemente statico. Ma grazie ai quesiti in prospettiva inseriti nell'indagine, che sono inclusi nelle 9 sezioni tematiche
presenti nel questionario di rilevazione, noi riusciamo a avere interessanti spunti di riflessione sui propositi di investimento e sugli obiettivi di breve e medio periodo. Guardiamo il tessuto in maniera statica, ma ne indoviniamo anche la durata e la qualità futura. Quindi i risultati del censimento permanente costituiscono quindi strumenti fondamentali che mettono in condizione di studiare in maniera integrata e completa, oltre che nel tempo, sia lo stato sia l'andamento delle tematiche standard del mondo delle imprese, accompagnandole con le questioni più attuali, secondo modelli interpretativi che sono capaci di sfruttare il complesso delle informazioni rilevanti. Con questo obiettivo, la rilevazione multiscopo acquisisce informazioni che riguardano anche la governance, le relazioni produttive, le dimensioni della competitività, la digitalizzazione, la sostenibilità. Tra le ultime questioni emergenti in questo tessuto produttivo abbiamo tirato dei fili. Quali sono questi fili? Sono quelli che riusciamo a ricostruire tramite la richiesta di informazioni sulle modalità di partecipazione delle imprese alle filiere produttive, che sono rilevate con l'obiettivo di misurare i legami commerciali e produttivi tra le imprese stesse. Sono state anche profondamente riviste le informazioni relative agli scambi internazionali, alle catene del valore e alle peculiarità dell'attività di internazionalizzazione, che sono fenomeni che abbiamo indagato alla luce delle conseguenze della pandemia e dei conflitti internazionali. Tutto questo tramite uno strumento, la rilevazione multiscopo, che è realizzata tra novembre 2022 e marzo 2023. Nella presente edizione è interessato un campione di quasi 280.000 unità, che è rappresentativo della popolazione delle imprese italiane con 3 e più addetti. In totale la numerosità di queste imprese supera il 1 milione di unità nel nostro Paese. La selezione delle imprese campione è condotta seguendo criteri di stratificazione ormai consolidati nell'ambito delle rilevazioni sulle imprese e garantisce un'adeguata copertura dei domini di interesse che sono stati opportunamente definiti in coerenza a quelli dell'edizione precedente della rilevazione. Questo ci permette di fare dei confronti nel tempo, mantenendo alto il livello di qualità dei risultati e riducendo al minimo il burden sulle imprese. Perché ho detto obiettivo ambizioso, costoso, ma non solo costoso in termini di risorse dell'Istituto, costoso anche in termini di collaborazione richiesta alle imprese. Noi chiediamo molte cose alle imprese italiane, siamo contenti di chiederle, ma non vogliamo, almeno cerchiamo, di ridurre al minimo il peso sulle imprese che hanno come obiettivo non quello di collaborare esclusivamente alle rilevazioni statistiche, ma di produrre il valore aggiunto del Paese. Comunque, l'indagine dà risultati che sono riferiti all'anno 2022, e assicurano un elevato livello di dettaglio, incrociando le variabili strutturali, come attività economica, dimensione definita in termini di numero di addetti e localizzazione fino a livello provinciale, con gli altri temi che ho prima richiamato. Vediamo qualcosa dei risultati, ma giusto qualche elemento che poi verrà ripreso e ampliato nelle relazioni successive. I dati della multiscopo, che si riferiscono al 2022, alla fine del 2022, vanno contestualizzati. Si tratta di dati che si riferiscono a un momento in cui l'economia globale italiana aveva iniziato a riprendersi dalla serie di crisi dovute a shock recenti, tra cui la crisi del Covid-19, la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e la più grande crisi energetica dagli anni 70. Allora, complessivamente, dal confronto con l'edizione precedente, emergono segnali positivi,
anche di transizione verde digitali. Ma permangono comunque grandi difficoltà e trarre una sintesi, come vedrete, non è facile. In termini strutturali, rispetto al 2011, le imprese con 3 e più addetti diminuiscono del 2,5% a fronte di un aumento del 5,1% del personale in esse impiegate. Si riscontra una flessione del numero di microimprese, quelle da 3 a 9 addetti, e della relativa occupazione, questo sia in termini assoluti sia in relazione al loro peso sul complesso delle imprese. Nel 2011, quindi più di 10 anni fa, queste unità contribuivano per il 79,9% in termini di unità e per il 35% in termini occupazionali. Nel 2021 si ha rispettivamente 78,9% e 28,1%. Le piccole imprese, 10-49 addetti, registrano un leggero aumento in termini assoluti, ma diminuisce nel decennio considerato il loro peso occupazionale, che passa dal 26,4% al 25,7%. Al tempo stesso aumenta il peso occupazionale delle imprese di medie e grandi dimensioni, fino a 249 addetti, dai 50 ai 249, che diversamente dal resto del settore industriale, l'industria in senso stretto, presenta una crescita importante del numero di unità, più 10,2%, e dei relativi occupati, quasi il 19%, rispetto al meno 3,8% e al più 2,4% registrato dall'industria in senso stretto. Vedrete meglio poi queste cifre. Comunque il settore delle costruzioni è l'unico in cui si registra un aumento del numero delle imprese e dell'occupazione delle aziende micro, più 6.000 imprese e più 38.000 addetti. Ma nel tessuto trame ordito ci sono dei fili importanti, le filiere. Allora, un aspetto fortemente innovativo dell'indagine ha riguardato la possibilità di acquisire per la prima volta, con una rilevazione diretta condotta su larga scala, informazioni sul posizionamento delle imprese all'interno delle 28 filiere produttive proposte nel questionario. Questa individuazione delle 28 filiere è stata possibile anche grazie alla importante collaborazione con Confindustria. Quindi chiediamo molto al mondo delle aziende anche la collaborazione di Confindustria. Ma vedrete che è un impegno che dà i suoi frutti. Dalle prime analisi dei dati emerge come circa l'80% delle imprese abbia scelto una sola filiera, e che tra quelle specifiche proposte l'agroalimentare risulta la più diffusa, indicata dal 20% dei rispondenti, a seguire la filiera dell'edilizia, 16,2, e quella del turismo, 12,9, e poi dei mezzi di trasporto su gomma, 10%. Filiere, e poi altro tema importante, la trasformazione digitale, in relazione alla quale si evidenzia una crescita significativa dell'utilizzo delle soluzioni cloud tra le imprese con almeno 10 addetti. Qui si passa dal 18,1% del 2018 al 48% del 2022. Anche sulle microimprese l'incidenza in questo caso è 26,5, più di una su 4. Altro tema importante è la sostenibilità. Qui più di un'impresa su 3 nel biennio passato ha realizzato un'iniziativa di sostenibilità ambientale o sociale. Questa tematica ovviamente è importante ed è diffusa anche tra le imprese più piccole, mentre per le grandi realtà aziendali ovviamente c'è una maggiore attenzione rispetto al tema. Quindi, vi ho dato un piccolo assaggio, lascio adesso alla relazione del dottor Faramondi, che illustrerà con più specificità struttura, comportamenti e strategie delle imprese italiane. Però prima di chiudere, un doveroso ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione del,
del risultato che presentiamo oggi, che è molto importante, e in particolare e soprattutto il ringraziamento va alle imprese coinvolte nella rilevazione multiscopo, alle quali abbiamo chiesto molto, ma che con la loro partecipazione attiva, compilando e inviando il questionario online, hanno consentito a noi tutti oggi di essere qui e di costruire insieme questo complesso insieme di informazioni essenziali e preziose per la comprensione del sistema produttivo italiano, tessuto, trame, ordito e filiere. Vi ringrazio molto. Allora, innanzitutto, occupiamo questo tempo, prima di entrare nel vivo della presentazione, vorrei cogliere l'occasione per ringraziare veramente tutti i colleghi dell'Istat, i molti colleghi dell'Istat che hanno reso possibile questo risultato. E non faccio la lista perché in realtà è veramente coinvolta quasi tutto l'istituto. Veramente un grazie a tutti. Vorrei anche ringraziare gli stakeholder, gli esperti esterni che nella fase di progettazione hanno lavorato con noi per l'individuazione di quelli che sono i temi di interesse per analizzare, per studiare i comportamenti, per studiare i profili delle imprese. Allora, questo dispiegamento di forze è motivato dal fatto che la rilevazione multiscopo è un unicum, nel senso che è l'unica rilevazione di queste dimensioni che consente di acquisire simultaneamente informazioni su tutta una serie di domini e di tematiche che altrimenti vengono raccolte come informazioni da singole indagini. In questo modo in realtà noi riusciamo a fare una lettura multidimensionale a 360 gradi di quelle che sono le caratteristiche della rilevazione. E quindi evidentemente questo è proprio il valore aggiunto. Ora, prima di facciamo una valutazione di quello che era il contesto macroeconomico nel periodo che è stata condotta la rilevazione. Rilevazione che effettivamente, quali sono le caratteristiche? Le caratteristiche di questa rilevazione sono che è stata svolta nel periodo novembre 2022-marzo 2023, ha riguardato circa 280.000 unità campione, rappresentative di oltre 1 milione di imprese, 1.021.000 imprese con 3 e più addetti. Questo segmento di imprese, appunto le imprese con 3 e più addetti, rappresenta il 22% di tutte le imprese dell'industria e dei servizi, ma in termini economici ha un peso molto più rilevante, rappresentando il 75% degli addetti e l'80% in termini di valore aggiunto. L'anno di riferimento della rilevazione è il 2022. Tornando al contesto macroeconomico, allora diciamo innanzitutto che il periodo della rilevazione, quindi fine 2022, inizio 2023, è caratterizzato dalle forti pressioni al rialzo sui prezzi. C'era una forte pressione proprio inflazionistica, che ovviamente continua tuttora, ma in quel momento diciamo la novità era particolarmente forte. E conseguenza del fatto che ci sia della pressione inflazionistica, la reazione delle banche centrali, che ovviamente hanno attivato una politica restrittiva monetaria. Si pensi che da novembre 2022 a marzo 2023 il tasso di riferimento della BCE è passato dall'1,5 al 3%.
Per quanto riguarda invece il contesto nazionale, sempre dal punto di vista macroeconomico, si caratterizza per una forte crescita del PIL italiano, tra i paesi UE, praticamente tra i grandi paesi UE, secondo solamente alla Spagna, trainato sostanzialmente dalla spesa per consumi delle famiglie e dagli investimenti fissi lordi. Un altro elemento caratteristico del 2022, o meglio del periodo post-pandemico, è rappresentato dagli incentivi sul settore delle costruzioni, noto come Superbonus 110, che ovviamente ha rappresentato un elemento di particolare novità che sicuramente ha condizionato diversi aspetti che vanno sia dagli aspetti strutturali ma anche, se vogliamo, comportamentali, in particolare del settore occupazionale delle grandi imprese. Nel giro di 10 anni sostanzialmente il peso occupazionale delle imprese con oltre 250 addetti è passato dal 27 al 29,3%. Altro elemento degno di nota, proprio diciamo tutti elementi che ci consentiranno di interpretare un po' meglio i risultati che andremo a presentare, è sicuramente il fatto che il 2021, ultimi dati che abbiamo sulle imprese pubblicati il 7 novembre, ci dicono che c'è stata una crescita del valore aggiunto particolarmente significativa. Valore aggiunto che è cresciuto oltre il 20% rispetto al 2020 e che ha consentito sostanzialmente di recuperare pienamente i livelli del 2019. Quindi diciamo la flessione dovuta allo shock del 2020 è stata ampiamente recuperata, tant'è che rispetto al 2019 la crescita del valore aggiunto delle imprese, dell'industria e dei servizi è cresciuta dell'8,8%. Il dato sicuramente di interesse è che in questa crescita del 2021 un ruolo fondamentale lo hanno giocato le imprese di piccole e piccolissime dimensioni, che sono cresciute tra il 25 e il 27%, mentre le imprese di grandi dimensioni sono cresciute sotto il 20%. Questo in qualche modo può essere letto proprio con la forte spinta che c'è stata da parte del mercato interno e, come si diceva prima, l'aumentata propensione alla spesa da parte delle famiglie residenti, e quindi ne hanno beneficiato prevalentemente le imprese che agivano su un mercato più locale. Un aspetto interessante è rappresentato dal quesito che abbiamo posto alle imprese relativamente agli obiettivi strategici che sono stati perseguiti dalle imprese nel biennio 2021-2022. Bene, in questo caso emerge, diciamo, un atteggiamento più difensivo da parte delle imprese, tant'è che quasi il 90% delle imprese indica come obiettivo strategico prioritario quello di difendere la posizione competitiva. Seguono anche l'aumento dell'attività in Italia, in realtà che ci ritorna con quanto abbiamo visto con il trend, l'aumento dell'importanza che ha avuto la spesa delle famiglie nell'aumentare il mercato locale, e quindi questo trova riscontro effettivamente anche nell'obiettivo strategico delle imprese. Un aspetto interessante che vorrei sottolineare prima di passare alle reti è le strategie di sviluppo che sono state poste in atto dalle imprese. Le strategie di sviluppo poste in atto dalle imprese sostanzialmente riguardano il 31% delle imprese e riguardano strategie di sviluppo relative alla modernizzazione, alla diversificazione dell'attività produttiva, alla transizione verso nuove attività o anche alla trasformazione dei propri processi produttivi. Ebbene, anche questa informazione, cioè il fatto di attivare dei processi di sviluppo strategici, in qualche modo
ha fatto registrare una leggera flessione rispetto al 2018, quando le imprese che attuavano almeno un processo di sviluppo erano circa il 35%. Per quanto riguarda le reti di relazioni produttive, che sono un elemento, diciamo, che se vogliamo caratteristico dell'economia, del sistema produttivo italiano, circa il 40% delle imprese con almeno 3 addetti ha relazioni produttive stabili con altre aziende o istituzioni. Queste relazioni sono particolarmente diffuse nei settori dell'industria, nelle costruzioni e nell'industria in senso stretto, e tant'è che nel settore delle costruzioni arrivano oltre il 70%, coinvolgono oltre il 70% delle imprese. Seppur un dato molto rilevante il fatto che il 42% delle imprese abbia relazioni produttive stabili con altre imprese, va segnalata la flessione rispetto al 2018. Nel 2018 le imprese che avevano relazioni stabili erano il 52%, quindi c'è stata una flessione di oltre 10 punti. Allora, qui sicuramente si richiedono ulteriori approfondimenti, ci può essere sicuramente vanno valutati, se vogliamo, dei bias statistici, ma vanno approfonditi gli aspetti economici che in qualche modo sicuramente possono essere legati alle difficoltà che si sono avute nel periodo 2021-2022 sulle catene delle forniture, che in qualche modo potrebbero aver messo in discussione, diciamo, alcune linee di relazioni produttive, e evidentemente anche in vista di relazioni produttive, se vogliamo, più flessibili, che nei momenti dove le catene delle forniture presentano difficoltà così importanti, abbiamo visto soprattutto rispetto a quelle che sono state le difficoltà generate prima dal Covid e poi dalle crisi geopolitiche, i problemi indotti soprattutto nel quanto riguarda le materie prime energetiche. Quindi evidentemente, insomma, questi dati vanno sicuramente approfonditi, perché potrebbero rappresentare e indicare dei segnali importanti su cui fare ulteriori studi. La motivazione per l'attivazione delle relazioni sostanzialmente vede al primo posto la possibilità di accedere a nuovi mercati, e abbiamo dei valori importanti, siamo intorno al 36% delle imprese che indica l'accesso a nuovi mercati come principale motivazione, seguono la riduzione dei costi e quindi anche lo sviluppo e l'ampliamento della capacità produttiva, quindi lo sviluppo di nuovi prodotti rientra sicuramente tra le motivazioni che portano le imprese a intrattenere rapporti con altre unità. Allora, adesso facciamo un approfondimento invece sulle filiere produttive. Allora, consentitemi solo un piccolo passaggio, cioè le filiere produttive sono la vera novità di questa edizione del censimento permanente. È la prima volta che vengono posti dei quesiti a delle imprese sulla loro partecipazione alle filiere, ma non solo a quali filiere appartengono, e quindi gli è stata posta una scelta tra 28 filiere, come diceva la professoressa Pratesi, questo quesito importante che è stato sviluppato insieme agli stakeholder, Confindustria, ma anche con l'allora Mise. Altro aspetto che abbiamo approfondito sempre sulle filiere è il ruolo che giocano le imprese all'interno delle filiere, proprio per capire in che misura le imprese sono in grado di condizionare o comunque esercitare un potere a monte o a valle in termini di qualità, quantità e prezzo. Allora, quello che emerge dai quesiti posti alle imprese sulle filiere è che la filiera più importante, ma questo evidentemente era, diciamo, da attendere, cioè ce lo attendevamo, è l'agroalimentare. Il 20% delle imprese dichiara farmaceutica e prodotti per la cura della persona. Quindi anche queste filiere giocano un ruolo importante in termini di valore aggiunto.
Dal punto di vista dei quesiti, diciamo, di come le imprese partecipano alle filiere, un primo dato interessante è il fatto che emerge un sistema produttivo molto specializzato, cioè l'80% delle imprese partecipa solo ad una filiera e non partecipa ad altre filiere. L'altro elemento, diciamo appunto, di interesse è proprio sulla modalità di partecipazione alle filiere, sul ruolo che le imprese hanno nelle filiere, e quello che emerge è che nella maggior parte dei casi le imprese hanno prevalentemente a valle. Altro tratto caratteristico di questi 10 anni che vanno dal 2011 è si consolida la tendenza dell'autofinanziamento. L'autofinanziamento per le imprese è la prima fonte di finanziamento, appunto, e passa dal 2011, che era la prima fonte per il 60% delle imprese, al 75% nel 2018 e arriva fino all'80% nel 2022. Se ricordiamo il periodo nel quale la rilevazione è stata sul campo, quindi 2022, fine 2022, inizio 2023, effettivamente le forti pressioni sui prezzi, la forte inflazione che aveva portato le banche centrali, sicuramente quello della transizione digitale è un elemento che è fortemente connesso con la capacità competitiva delle imprese. Avevamo avuto dei segnali importanti già con le indagini speciali effettuate durante il periodo post-pandemico, di quanto la fase pandemica avesse spinto la transizione verso il digitale. Ebbene, dalla rilevazione ne abbiamo una conferma importante. Andando a considerare l'adozione di soluzioni cloud tra gli altri indicatori come fattore chiave della transizione digitale, si può osservare che per le imprese c'è stato praticamente oltre che raddoppiate le imprese che sono passate alla soluzioni cloud. Nel 2018 erano il 18,1%, diventano il 40,8% nel 2022. Il dato interessante è che il passaggio alle soluzioni cloud non è solamente da parte delle grandi imprese, ma anche le piccole imprese fanno registrare delle percentuali importanti. Le imprese tra 3 e 10 addetti adottano soluzioni cloud per il 26,5%. L'internazionalizzazione produttiva, la possibilità, diciamo, per le imprese di produrre all'estero almeno una parte del proprio output. Ebbene, è stato posto il quesito alle imprese con almeno 10 addetti e è emerso che il 2,1% delle imprese nel 2022 attuava questa soluzione, cioè di produrre in parte all'estero. Va segnalato una leggera flessione rispetto al periodo del 2018, quando le imprese che delocalizzavano erano il 2,8. Un tratto interessante. Allora, la motivazione per realizzare investimenti all'estero o comunque per delocalizzare. Ci sono diverse motivazioni che ovviamente trovano un riscontro nell'area di delocalizzazione. Le imprese che delocalizzano a nuovi mercati. Si segnala un elemento interessante che è rappresentato dal caso della Cina. La Cina che era, diciamo, obiettivo di delocalizzazione nel 2018 e la motivazione era per accedere a nuovi mercati solamente per il 6,2% delle imprese che delocalizzavano in Cina. Adesso le imprese. Allora, dopo, diciamo, questo quadro, vediamo quali sono
le principali leve competitive che adottano umane. E quindi la professionalità e le competenze. Al terzo posto, e queste due caratteristiche, diciamo, in realtà, questi due punti di forza uniscono sia le grandi che le piccole imprese. Al terzo posto, invece, troviamo che le grandi imprese puntano prevalentemente alla diversificazione dei prodotti, mentre le piccole imprese puntano prevalentemente ad una concorrenza di prezzo. Gli ostacoli. Per quanto riguarda gli ostacoli, allora, si confermano gli oneri burocratici e amministrativi e la carenza di risorse finanziarie, i primi due ostacoli indicati dalle imprese, ma la cosa interessante è che si riduce molto la percentuale di imprese che li indica come ostacoli. Invece l'ostacolo che è indicato dalle imprese, che aumenta in misura più rilevante, è sicuramente quello della carenza di risorse umane. Carenza di risorse umane, quindi la difficoltà di acquisire risorse umane e di acquisire risorse umane con competenze. Tra i principali fattori che ostacolano, a detta delle imprese, l'acquisizione di personale nel periodo considerato, i costi sono l'ostacolo principale per le microimprese, rappresentati sostanzialmente dagli oneri fiscali e contributivi troppo elevati e sono indicati dal 43,2% delle microimprese, e l'altro aspetto sempre indicato dalle piccole imprese è l'incertezza sulla sostenibilità futura dei costi delle nuove risorse, quindi in qualche modo l'incertezza sulla capacità dell'attività produttiva negli anni futuri in qualche modo. Invece, al crescere della dimensione, quindi per le imprese più grandi, la difficoltà maggiore per l'acquisizione delle risorse umane è legato proprio alla difficoltà di reperire personale con adeguate competenze tecniche. Le imprese che vanno sul mercato delle risorse umane per acquisire personale con adeguate competenze tecniche trovano delle difficoltà, e questo, diciamo, trova anche riscontro nei settori di attività, in qualche modo, per esempio nei settori dell'ingegneria, nei settori dell'elettronica, nei settori della produzione di software, insomma in quei settori dove effettivamente le competenze giocano un ruolo importante. Un aspetto, diciamo, che è importante, che rileviamo dal 2018, è legato alle iniziative poste in atto dalle imprese in favore della tutela ambientale. Quello che emerge è che circa il 38% delle imprese con 3 e più addetti ha svolto almeno un'iniziativa di tutela ambientale. Le iniziative principali, quelle più praticate, sono il trattamento dei rifiuti, compresa la raccolta differenziata, che è praticata dal 78% delle imprese, l'uso dei materiali riciclati e quindi la predisposizione di piani per migliorare l'efficienza energetica. Prima di concludere, una visione verso il futuro. Fino adesso abbiamo visto, diciamo, quali erano i profili, posti i comportamenti delle imprese, le loro indicazioni relativamente al periodo 2021-2022. Adesso vediamo la fiducia che hanno le imprese nel futuro, e un indicatore importante della fiducia delle imprese verso il futuro è sicuramente il fatto di poter investire in asset importanti, in asset strategici. Ebbene, quasi un'impresa su due dichiara che prevede di investire nel periodo 2023-2025 in almeno una delle aree strategiche, tra ricerca e sviluppo, tecnologia, digitalizzazione, capitale umano, insomma tutti quegli ambiti che sicuramente rappresentano importanti asset per la competitività delle imprese. È interessante sottolineare come la quota di imprese che prevede di investire nel futuro
arriva quasi al 90% nel caso in cui le imprese nel periodo 2021-2022 hanno già avviato dei processi, dei processi di sviluppo che sono relativi alla modernizzazione tecnologica, alla diversificazione, insomma tutti quegli ambiti che in qualche modo incanalano l'impresa in un percorso di crescita. Un aspetto importante per noi è quello di mettere a disposizione i dati dopo la giornata di oggi, e quindi qui vi indico quelle che possono essere dove trovare le informazioni. Innanzitutto oggi trovate il report che viene diffuso sul sito dell'Istat insieme a una ricca appendice statistica con oltre 60 tavole Excel su quelli che sono tutte le informazioni dal punto di vista, cioè lette in termini di settori di attività economica, classe di addetti e territorio. Poi sempre da oggi ci sono le informazioni che vengono caricate sul data warehouse dell'Istat e sono relative a 5 delle 6 sezioni sulle 9 complessive, e le restanti verranno caricate nelle prossime settimane. Per finire, sempre nelle prossime settimane verranno caricati i microdati per poter accedere alle elaborazioni nell'ambito del laboratorio Atele. Io vi ringrazio anche per la fatica che abbiamo fatto insieme per seguire, a tratti sulle slide, e vi chiederei alla regia di lanciare il video. Grazie. Bene, bene, grazie, grazie della vostra resilienza, grazie al dottor Faramondi per l'esercizio zen di rimanere calmo nonostante gli sbalzi di tensione. A questo punto lascio la conduzione a Fabio Rapiti, al dottor Fabio Rapiti, per ospitare la tavola rotonda, quindi noi ci muoviamo. Prego, chiamo sul palco magari gli interlocutori per la tavola rotonda. Ok. Eccoci qua, buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Allora, la tavola rotonda ha 3 protagonisti. Il primo è il professor Alessandro Sterlacchini, che è professore di economia applicata dell'Università Politecnico di Ancona. Chiedo scusa per la voce, eccolo qua. È in collegamento, quindi speriamo funzioni tutto bene. Professor Mario Pianta, invece, ordinario di politica economica alla Scuola Normale Superiore, e Francesca Lotti è la responsabile del servizio struttura economica della Banca d'Italia.
Doveva essere con noi anche il collega Stefano Manghinello, che però un piccolo problema di salute gli impedisce di essere attorno al tavolo insieme a noi. Io do subito la parola ai nostri interlocutori, ai nostri ospiti, facendo una piccola considerazione di contesto. Come abbiamo sentito, questo censimento, la rilevazione di questo censimento è stata effettuata tra il novembre del 22 e il marzo di quest'anno, si è conclusa appunto 7-8 mesi fa, è avvenuta nel momento di picco, diciamo, dell'inflazione, e quando la Banca Centrale Europea da qualche mese aveva cominciato di nuovo a muovere i tassi, è un contesto completamente diverso da quello del 2019, quando è stata fatta la precedente rilevazione censuaria. Dunque è un'occasione molto interessante per capire se questo contesto repentinamente mutato ha in qualche modo inciso non tanto sulla struttura ma sul comportamento delle imprese, che è una delle dimensioni che col censimento permanente, con la statistica che esso produce, si cerca di cogliere. L'altra questione invece è quella di capire, al netto di questo repentino cambio di contesto, se da questo censimento emerge una qualche tipo di fotografia che ci racconta i mutamenti strutturali, se ce ne sono stati, rispetto invece alla crisi del Covid, perché appunto il raffronto è più immediato e con il censimento del 2019. È una questione di sfida statistica, cioè quello di capire se appunto nelle statistiche che fotografano la struttura dell'impresa si riesce o no a cogliere i mutamenti strutturali. Io partirei dal professor Sterlacchini, incrociando le dita che il collegamento regga, ma lo vedo molto bene, quindi dovrebbe funzionare, e partirei con lui su una considerazione, diciamo, sulla dimensione delle imprese, per quello che si può dire, e per una sua, come dire, prima lettura dei dati che abbiamo rilasciato oggi. Professore, prego. Grazie. Mi sentite bene? Perfetto. Molto bene, grazie. E innanzitutto un saluto a tutti, buongiorno, e chiedo scusa per non essere presente, ma non ho potuto per vari motivi. La cosa che volevo dire all'inizio è sicuramente, come ricercatore e come studioso di temi di economia industriale e di economia dell'innovazione, dobbiamo, come studiosi e ricercatori, dobbiamo ringraziare l'Istat per questo sforzo. Professore, dobbiamo interrompere un secondo perché c'è un ritorno audio che non è... Prego. Chiedevano se può provare ad avvicinarsi di più al microfono, al suo microfono. Allontanare il cellulare. Allora, io più di questo non posso fare. Mi sentite? Sì, c'è un po' di eco, ma proviamo. E dicevo, non possiamo che esprimere un apprezzamento per il grande lavoro che ha fatto l'Istat, soprattutto per l'analisi multiscopo, se volete, qualitativa, che riguarda i comportamenti e le strategie dell'impresa. Dal punto di vista strutturale, che cosa possiamo rilevare rispetto al censimento precedente, quello riguardante il 2000, fatto nel 2019, eseguito nel 2019 e riguardante, diciamo, riferito all'anno 2018? Quali sono i cambiamenti che possiamo osservare? Innanzitutto, è già stato detto dalla professoressa Pratesi, notiamo un calo delle imprese micro, quindi da molto piccole, da 3 ai 9 addetti, e nel contempo troviamo un aumento del peso delle imprese più grandi. Questo aumento degli addetti che rileviamo tra i due censimenti
è soltanto in parte spiegato dal settore delle costruzioni. È già stato detto che il settore delle costruzioni nel 2021 ha beneficiato degli incentivi cosiddetti legati al super bonus. C'è stato un incremento dell'occupazione notevolissimo. Dicevo, questo dato sull'aumento degli addetti è sicuramente influenzato dal settore delle costruzioni e quindi è di natura congiunturale, però è controbilanciato dalla diminuzione degli addetti nel settore turistico, alberghi e ristorazione, e quindi se il settore turistico con la sua diminuzione in qualche modo compensa l'aumento, tra virgolette, anomalo. Del settore delle costruzioni. Per cui il dato sull'andamento degli addetti tra i due censimenti, chiamiamoli così, permanenti, va considerato direi che va considerato come strutturale, proprio perché questi due settori, con un più o meno, si compensano. Dal punto di vista, e quindi consideriamo l'incremento degli addetti e la diminuzione del numero delle imprese, questo significa che la dimensione media di impresa è aumentata tra i due censimenti. Stiamo parlando di un periodo corto, di 3 anni. In 3 anni la dimensione è passata da, la dimensione media è passata da 12,3 a 12,9. Non è un gran salto, ma in 3 anni è un cambiamento importante. La dinamica positiva dell'occupazione è stata trainata soprattutto dalle imprese più grandi, dalle imprese con 500 addetti, e oltre. E quindi se consideriamo le imprese grandi, quelle con 250 addetti e più, diciamo quelle con più di 249 addetti, utilizzando quindi la classificazione ISTAT, queste imprese sono aumentate. Da 2018 al 2021 sono passate da 3.500 circa a 3.900 circa, quindi 450 imprese grandi, secondo la definizione che abbiamo detto, sono aumentate. Resta tuttavia il fatto, dal punto di vista strutturale, questo cambiamento va rilevato. È sicuramente importante e consolida una tendenza che si era già verificata in maniera più debole nel censimento precedente ancora. Quindi se consideriamo già dal 2011 al 2018 si notava questo spostamento verso le imprese di maggiore dimensione. Tuttavia non possiamo non rilevare che dal punto di vista strutturale l'Italia resta un paese in cui le imprese, tra virgolette, grandi, non grandissime, stiamo parlando di imprese grandi, resta comunque basso. Se facciamo un confronto con Francia e Germania, in Francia, ad esempio, ce ne abbiamo almeno 1 migliaio in più di imprese grandi, ripeto, 250 e più addetti. Se passiamo alla Germania, addirittura ce ne abbiamo 8.000 in più. Oltretutto. Porta fortuna al censimento. Ricercatori, agli universitari, alle organizzazioni di capire che cosa sta succedendo e approfondire. Quindi credo che questo vada visto proprio come un punto di partenza anche per approfondimenti ulteriori. Però, Alessandro, ci sei? Alessandro, ci sente? Io vi sento. Ok. Allora, noi abbiamo proseguito nel frattempo, facciamo nel secondo giro una conclusione anche con lei. Va bene, io Ok. volevo solo dire che Sì. l'incremento delle grandi imprese è importante, ma rimane ancora un gap importante, rilevante per il sistema italiano, il fatto di avere poche grandi imprese. E qui chiudo. Ok, grazie. Allora, continuando un po' in questa discussione, credo che è indubbio il rimbalzo che questi dati ci dimostrano rispetto alla caduta legata alla crisi della pandemia. E allo stesso tempo però abbiamo un elemento di struttura produttiva che fatica a trasformarsi in direzioni positive. Chiaramente il peso delle costruzioni da questo punto di vista è un problema, nel senso che
si allarga un settore a bassa produttività, a bassi salari e con mercati molto locali. Noto un dettaglio, è sparito il tessile abbigliamento tra le filiere, che era stato considerato per decenni un settore di forza relativa del paese. Abbiamo il 5% del valore aggiunto che sta lì dentro, quindi come dire, non è sparito del tutto, ma rispetto all'enfasi che era stata data sul Made in Italy, eccetera, eccetera, qui stiamo vedendo che pezzo per pezzo stiamo perdendo importanti elementi delle capacità produttive del paese. E mentre non emergono settori, ancora una volta, quelli che più dinamici, ad alta produttività, ad alta innovazione, legati a tecnologie emergenti, al digitale. Quindi la debolezza dal punto di vista strutturale è problematica, e chiaramente costruzione e turismo non sono un'alternativa per un paese avanzato dal punto di vista della traiettoria di sviluppo. Qui un piccolo dettaglio, è chiaro, se riusciamo a infilare l'incrocio con alcuni dati strutturali che avete da altre indagini, livelli di produttività, livelli di salari medi e qualità dell'occupazione. Ricordiamoci che in Italia abbiamo la più bassa percentuale di laureati dei paesi europei nella forza lavoro. Ecco, questi sono elementi che ci permettono anche di capire meglio questi elementi. Per quanto riguarda l'aspetto specifico delle tecnologie digitali e di altre trasformazioni, mi sembra che emerga sostanzialmente un paradosso. Noi da decenni parliamo di globalizzazione, di trasformazione digitale, di trasformazione ecologica, e se guardiamo alla tabella sugli obiettivi strategici, queste robe qua contano per il 5% delle imprese che hanno realizzato questi obiettivi per quanto riguarda la globalizzazione, il 20% per il digitale e il 10% per gli aspetti ecologici. Cioè è chiaro che è un periodo particolarmente difficile in cui queste trasformazioni strutturali passano in parte in secondo piano rispetto all'esigenza di sopravvivenza che viene messa in evidenza dalle risposte su questi obiettivi, però stiamo parlando di una struttura, di un orizzonte strategico che è estremamente fragile. E da questo punto di vista, cioè, questo si aggiunge a elementi strutturali che vengono da altre risposte, il dato sul 2% delle imprese che producono all'estero soltanto, e i dati sull'innovazione, sostanzialmente su tutta una serie di indicatori di attività innovativa, acquisto di hardware, di software, eccetera, la caduta legata alla crisi della pandemia è del 20%. Cioè abbiamo una situazione di debolezza strutturale sul piano tecnologico che riceve una botta estremamente pesante per l'effetto congiunturale della pandemia. Poi c'è la prospettiva di rilanciare gli investimenti dopo, ma bisogna vedere, e questo è preoccupante, però l'aspetto strutturale che emerge rispetto all'assenza dentro le imprese di strutture dedicate all'attività innovativa, all'attività di RS, alla gestione dell'innovazione, e quindi da questo punto di vista il punto è particolarmente, come dire, la crisi, la caduta congiunturale legata alla pandemia si somma ad una debolezza strutturale rispetto alla fragilità delle strutture innovative dentro le imprese. Sull'aspetto ecologico, qui abbiamo l'esplosione della guerra in Ucraina, l'esplosione dei prezzi dell'energia, e le risposte ci dicono che soltanto il 15% delle imprese utilizza energie rinnovabili e soltanto un quarto si è occupata di aumentare l'efficienza energetica. È chiaro che abbiamo una risposta positiva sulla sensibilità complessiva su questi temi, ma poi quello che si fa concretamente è estremamente poco rispetto al fatto che la questione di risparmiare energia diventava immediatamente una possibilità di ridurre i costi e di sopravvivenza. Quindi questi paradossi tra struttura, situazione congiunturale, eccetera, ci lasciano un pochino preoccupati da questo punto di vista, e se li combiniamo con le informazioni che abbiamo sulla bassa qualità della formazione dei lavoratori nelle imprese, sui salari più bassi, ricordiamoci che i salari reali in Italia negli ultimi 20 anni sono diminuiti del 18%, mentre in Germania sono aumentati del 12%, quindi abbiamo una traiettoria di lungo periodo in cui le performance complessive tendono poi a riassumere alcuni di questi problemi. Però sulle politiche torniamo poi dopo.
Sulle implicazioni di policy facciamo poi un secondo giro. Grazie professore. Francesca Lotti, la collega di Banca Italia responsabile del servizio struttura economica e quindi diciamo la componente di analisi dedicata anche alla dimensione d'impresa. Abbiamo visto in una delle ultime slide che ha presentato Alessandro Faramondi la questione dell'accesso al credito delle imprese e la elevata propensione all'autofinanziamento. Ancora qui chiaramente il contesto intanto in questi 7-8 mesi che sono passati dalla fine della relazione censuaria è cambiato ulteriormente, siamo al 4,5% con i tassi di riferimento di policy, quindi una situazione che per la prima volta si verifica da quando c'è la moneta unica, e c'è una questione di come le aziende devono misurarsi con questa questione qui della, del finanziamento, della gestione della liquidità a supporto dell'attività d'impresa. Su questo particolare ambito, che tipo di impressione, prima impressione hai su questi dati? Grazie. Allora, intanto grazie per la promozione, ma assolutamente non meritata. Non sono responsabile del servizio struttura economica, Dio me ne guardi, sono responsabile della divisione che si occupa di imprese ed economie regionali. Comunque grazie, lo prendo come un buon augurio per il futuro. Grazie mille, però insomma non rubiamo il lavoro a nessuno. Prima di scendere nei dettagli, diciamo, per quanto riguarda la struttura finanziaria, io volevo provare a fare un complemento all'intervento del professor Pianta. Il tentativo di dare una lettura unica rispetto a tutti questi stimoli che sono arrivati questa mattina, che sono veramente tanti, e di nuovo anche io mi unisco, ovviamente non posso fare che unirmi ai ringraziamenti per questa così preziosa fonte di informazioni, di dati, sulla struttura, perché la struttura oggi comunque è figlia delle strategie di ieri, delle imprese, di come queste si sono poste di fronte al cambiamento, di come hanno reagito agli shock. Quindi capire la struttura oggi, diceva la dottoressa Pratesi questa mattina, no? Alla fine chiedere anche oggi alle imprese le strategie che intendono perseguire già ci dà una chiave di lettura rispetto a che cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro. Quindi questo mix di informazioni quali quantitative trovo che sia assolutamente indispensabile per capire appunto dove si sta andando. Ogni volta che c'è una crisi il sistema produttivo soffre, questo è innegabile, e le diverse reazioni ovviamente portano a nuovi equilibri. Ci ricordiamo tutti come è uscito il nostro sistema produttivo dalla crisi finanziaria globale, con le ossa rotte, tanta selezione che in realtà poi non ha... diciamo, ha fatto un pochino bene alla produttività, ha aumentato un po' l'efficienza allocativa delle imprese, ma con grandi costi anche in termini di mortalità di impresa, disoccupazione, eccetera, eccetera. Quindi ci sono state molte cicatrici che ci siamo portati dietro alla crisi finanziaria globale. I nodi strutturali, come diceva il professor Pianta, sono ancora lì. Poi c'è stato un momento di ripresa, di crescita, di lenta trasformazione, perché le trasformazioni nel nostro paese ci sono, ma sono lente. Infatti dobbiamo anche scontare questa cosa. I cambiamenti li vediamo, dobbiamo stare attenti a saperli leggere, però sono cambiamenti lenti. E cosa è successo nel 2020? Di tutto, no? Quindi c'è stato il Covid, poi c'è state le tensioni geopolitiche, c'è stata la guerra, ci sono state le crisi energetiche, un sacco di cose, un sacco di elementi che hanno chiaramente portato tanta incertezza e hanno fatto male al sistema produttivo e hanno lasciato delle cicatrici. Le cicatrici questa volta sono state molto diverse rispetto alla cicatrice della crisi finanziaria globale, semplicemente anche perché, diciamo, il ruolo che hanno assunto i governi è stato molto diverso. I nostri governi durante la crisi del Covid e subito dopo si sono lanciati in strategie di conservazione del sistema produttivo, quindi tutte le politiche, cassa integrazione, garanzie, poi su queste tornerò alla fine, non hanno fatto altro che congelare un po' il nostro sistema produttivo, e quindi di fronte a questo tentativo di congelamento il sistema produttivo ha risposto con una strategia che io ho chiamato un po' della tartaruga, che è quello poi che emerge anche dalla presentazione di questa mattina, no? Quindi un sistema produttivo in cui leggiamo un piccolo passo verso il consolidamento, no? Questo peso della piccola impresa che diminuisce, una dimensione media che cresce un pochino finalmente, bene, sono tutte buone notizie, però comunque la dimensione media delle imprese italiane è comunque un terzo rispetto a quella tedesca, quindi bene, diciamocelo che è una buona notizia, però il cammino ancora è molto lungo, il cammino da fare. È un sistema chiuso nella proprietà, nella gestione familiare, ne parlavamo stamattina rapidamente, questo
può essere una cosa positiva durante le fasi di crisi, perché insomma si associa una resilienza maggiore, no, rispetto a questo tipo di categorie di imprese, però sappiamo anche, come diceva il professor Pianta prima, che queste tipologie di imprese chiaramente è meno adatto a sostenere l'innovazione, la trasformazione, i cambiamenti organizzativi e perseguire strategie di crescita, questo semplicemente per atteggiamento, diciamo, rispetto al rischio. Un sistema che non trova personale, magari su questo torniamo, un sistema caratterizzato da un ampio localismo di mercato, anche nella manifattura, questo mi ha sorpreso moltissimo, perché ce l'aspettiamo per le costruzioni, per i servizi, un pochino meno nella manifattura. Un sistema che guarda sempre meno avanti, come diceva anche il professor Pianta prima, cioè un sistema in cui le imprese che fanno innovazione, ora è vero, la domanda è qualitativa, non ci sono le spese, potremmo qualificarlo in molti modi questa cosa, però un sistema che non guarda al futuro, un sistema in cui le imprese che fanno innovazione sono di meno, le imprese che sono impegnate in progettazione sono di meno quelle che acquistano hardware e software, e anche qui è una strategia di difesa alla fine, che va bene per i momenti di crisi, però alla fine quando la crisi finalmente passa, o quantomeno le aspettative, no, cominciano a segnalare un miglioramento delle prospettive, bisogna cambiare modalità. E a questo ovviamente fa controparte, come diceva Colombo prima, questo elevato ricorso all'autofinanziamento. Chiaramente non ci potevamo aspettare niente di diverso, date queste premesse. Inoltre il ricorso all'autofinanziamento è ulteriormente cresciuto, no, dopo il Covid. Le ragioni che noi ci siamo dati un po', ovviamente ce ne eravamo accorti perché noi guardiamo l'altra parte della medaglia in banca, intanto potrebbe non essere una cattiva notizia alla luce dell'andamento dei tassi, no, di interesse, però in realtà dobbiamo pensare sempre come siamo arrivati a questa situazione. Siamo arrivati con imprese con grandissime riserve di liquidità. Riserve di liquidità ovviamente sono tratti medi, ci saranno state le imprese in difficoltà, ci saranno state le imprese con grandissime scorte di liquidità, però in media le imprese avevano grandi scorte di liquidità che avevano accumulato nel momento in cui i tassi erano bassi. E poi liquidità che è stata fornita anche in modo forzoso durante il Covid con tutti i prestiti garantiti alla fine. Quindi la struttura della finanziaria delle imprese però oggi è molto diversa dalla struttura finanziaria delle imprese durante e prima la crisi finanziaria, della crisi finanziaria globale. Sono imprese, come dicevo, che hanno molta liquidità, sono imprese in cui anche quando hanno debito bancario, quando sono esposte verso il settore bancario, la composizione è più verso finanziamenti a medio lungo termine rispetto che a breve, e quindi questo indica una certa solidità anche della struttura. E la leva finanziaria è molto bassa nel confronto storico, quindi insomma numeri precisi su questa cosa verranno forniti nel nostro rapporto sulla stabilità finanziaria che sarà pubblicato fra una decina di giorni. Ecco, questa diciamo la fotografia che fa di pari passo con i dati del censimento. Che cosa ci si aspetta in prospettiva? Chiaramente tensioni si stanno registrando perché con i tassi di interesse più alti ovviamente si percepiscono già delle tensioni che vengono rilevate anche dalle nostre indagini che facciamo con la BCE, un rallentamento dei prezzi. Ovviamente c'è sempre una componente legata alla domanda, una componente legata all'offerta. Ci aspettiamo chiaramente anche un impatto sulla qualità del credito, però insomma queste cose le andremo a guardare per bene nelle prossime settimane. Saranno rese pubbliche, le abbiamo già guardate in realtà, insomma, però saranno rese pubbliche fra poco. Grazie, grazie dottoressa Lotti. Proviamo un secondo giro con qualche considerazione di policy. Mi viene facile fare un riferimento all'audizione alla legge di bilancio che abbiamo avuto ieri sera insieme a Banca d'Italia, e insieme a Banca d'Italia tra le varie cose abbiamo segnalato un'analisi condivisa, involontariamente è uscita un'analisi condivisa critica sulla eliminazione dell'ACE, l'agevolazione per la crescita economica, una forma di incentivazione fiscale che era stata introdotta nell'11 spingere a un rafforzamento patrimoniale delle imprese, ora viene abolita. Questa abolizione, letta insieme a questa dinamica delle costruzioni, l'outlier di tutta questa storia, cioè
la spinta di Superbonus. Che tipo di, ripartiamo da Francesca, che tipo di ridisegno delle policy si potrebbe considerare, visto quello che siamo usciti da una situazione, dovremmo planare verso una nuova normalità, ecco, ma in questa nuova normalità come si dovrebbe gestire meglio la questione della politica industriale? Domandone. Questa nuova normalità non deve essere una normalità che aggravi questo atteggiamento di chiusura. E quindi sull'ACE credo che potremmo parlare, penso, per un paio di settimane. Comunque è stato uno degli incentivi che è stato più modificato nel tempo, è stato abolito, è stato rimesso, sono cambiate le quote, sono cambiate le indicazioni che abbiamo noi, e che comunque è stato uno strumento che comunque ha funzionato e ha portato un po' di crescita, un po' di rafforzamento patrimoniale. Cioè, in realtà però tutte le politiche industriali, su questo ne stiamo discutendo moltissimo ultimamente anche con i nostri colleghi del MIMIT, devono essere strategie che devono guidare il cambiamento, la trasformazione strutturale, non cercare di ostacolarlo. Permettere al nostro sistema produttivo finalmente di smettere di giocare, come dico sempre, sulla difensiva, ma di andare anche in attacco. E quindi queste credo che siano cose che avevo accennato anche prima, professor Pianta. Alla fine, se non si guarda avanti, rischiamo poi di fare politiche che servono per contenere i danni. Invece dovremmo abbracciarlo, questo cambiamento, e sperabilmente anche guidarlo. Se posso lanciare un'idea, per esempio, no? Ne abbiamo discusso, ecco, per esempio, uno degli scarri in effect della crisi Covid è stata il venir meno di una generazione di nuove imprese. Durante l'anno 2020 è mancata una generazione di nuove imprese, e allo stesso tempo però non c'è stata l'uscita di tante imprese. Okay? Quindi c'è stato una sorta di congelamento anche in questo caso del processo di selezione. Ora, le nuove imprese sappiamo che sono quelle, se non sono imprese di sussistenza ovviamente, sono imprese che in media sono più produttive, portano innovazione e sono maggiormente dinamiche. Ecco, su questo segmento della popolazione secondo me dovrebbero essere indirizzate più attenzioni. Abbiamo uno Startup Act che è stato fatto diversi anni fa, però dal 2012, in cui si è cominciato a parlare di Startup Act, è cambiato il mondo, e quindi anche questa normativa probabilmente andrebbe aggiornata. Ecco. Professor Pianta, sulla stessa questione, adesso che ha detto Francesca della generazione di imprese che non abbiamo visto spuntare, in questo passaggio, veniva da riflettere sul fatto che in termini di demografia di impresa c'è anche la questione di così tante imprese a conduzione familiare hanno l'imprenditore di riferimento che anche lui, magari fa parte del baby boom e sta per uscire da questo mercato. Per cui c'è anche questa questione demografica forse su cui dovremmo riflettere a proposito di struttura. Sì, assolutamente sì. Il cambiamento della struttura riguarda anche le forme di proprietà e la capacità di organizzazione manageriale. Uno dei segnali che vengono dalla difficoltà a trovare persone qualificate, in molti casi, è legata anche a modelli di management ancora troppo familiari, familistici. Alla conferenza della Società Italiana di Economia è stata presentata una ricerca importante della Fondazione Nord-Est, che legava l'emigrazione di personale qualificato dall'Italia, questo è un fronte su cui i lavori dell'Istat potrebbero intrecciarsi meglio, con dati un po' esplorativi, valutando che i numeri effettivi siano molto superiori ai dati ufficiali, e che una parte importante riguarda proprio persone che vanno fuori alla ricerca di una realizzazione professionale che nelle imprese italiane, anche del nord-est, del nord-ovest, faticano a trovare. Quindi questa è una direzione che interroga proprio le forme di management, di governance e di prospettive di lavoro. Ovviamente c'è la questione dei salari, con i salari che in Germania sono il doppio che in Italia, è chiaro che la tentazione di muoversi è molto alta se uno sta, ad esempio, nel nord. Però io richiamerei qui un punto fondamentale che viene fuori da questo risultato, che è la notizia più importante, positiva, cioè le politiche funzionano. Questa è la lezione del dopo pandemia, è che siamo usciti dalla pandemia perché sono state fatte politiche, soprattutto politiche fiscali e di domanda, che in tutti i paesi
Stati Uniti, Italia, Francia, Germania hanno rappresentato un aumento del 10 punti percentuali di PIL della spesa pubblica, finanziata largamente in deficit. Cioè il rimbalzo che documentiamo è stato fatto perché i governi hanno ripreso in mano lo strumento della politica fiscale che era stato cancellato per decenni per le regole europee disegnate male e che in tutti i paesi ha avuto un ordine di grandezza di questa cosa qua. Il problema a questo punto è come usiamo questo strumento. Il 10% di PIL è una roba enorme che poi ovviamente viene... dura un anno e mezzo, ma poi viene riassorbito. E dove li mettiamo questi soldi? Allora, la cattiva notizia in questa partita è che noi li abbiamo usati quasi esclusivamente per sussidi. Sussidi alla cassa integrazione, sussidi per mantenere le capacità produttive, sussidi alle imprese che sono stati poi riprodotti con l'intervento per quanto riguarda l'energia e gli effetti dell'inflazione. Però il problema della politica, qual è la logica del sussidio? La logica del sussidio è che c'è un soggetto che sa fare le cose, cioè le imprese che si muovono nel mercato e che deve essere semplicemente incoraggiato un pochino a accelerare un po' gli investimenti oppure a investire più nelle tecnologie digitali, eccetera, eccetera, senza intervenire su che cosa si fa, su che mercati, con quali tecnologie, con quale combinazione di capitale e lavoro, con quale idea di mercati futuri, emergenti, eccetera. E invece abbiamo visto che la crisi del 2008, ma ancora maggiormente la crisi della pandemia, ci dice che il mercato da solo non funziona. E quindi se c'è un bisogno di un 10% in più di PIL che deve essere ridistribuito dal mercato per far funzionare l'economia, non è che dobbiamo usarlo soltanto per rifar fare le stesse cose, come diceva anche Francesca Lotti, bisogna decidere quali sono le traiettorie che possono far andare avanti l'economia in una traiettoria di aumento della produttività, della qualità dello sviluppo, eccetera. E su questo il sistema degli incentivi è completamente inadeguato, perché non interviene dando indicazioni su quali sono le traiettorie da sviluppare. Paradossalmente, nel caso dell'energia, la cosa è clamorosa, no? Cioè, abbiamo un problema di sviluppare le energie rinnovabili e di avere un sistema meno energivoro, più risparmio energetico, eccetera, e noi diamo gli incentivi che mantengono basso il prezzo della benzina. Cioè, non ci siamo. Cioè, come dire, gli incentivi, come l'enorme quantità di sussidi ambientalmente dannosi del nostro paese, sono, come dire, la testa rivolta all'indietro. Cioè non possiamo funzionare quando gli altri investono, cioè la quota di energie rinnovabili in Germania è il doppio che in Italia, cioè, e noi abbiamo il sole, il vento, tutta una serie di potenzialità possibili. E quindi la politica deve cambiare completamente quadro, non più incentivi e sussidi che permettono alle imprese che dovrebbero, come dire, sparire dal mercato perché sono inefficienti di sopravvivere. È chiaro che precarizzazione del lavoro, bassi salari, cuneo fiscale e sussidi alle imprese permettono a imprese che sono particolarmente inefficienti di continuare a vivere, ma questo, come dire, non fa bene a chi ci lavora e all'economia nel suo insieme, quindi soprattutto perché questi non sanno fare le cose che invece devono essere lanciate in questo nuovo contesto. Quindi la partita della politica industriale a partire dagli stessi priorità, cioè transizione digitale, transizione ecologica, deve essere giocata, come dicevi tu, all'attacco, non in difesa, non difendere posizioni inefficienti del passato, ma investire sulla creazione di nuovi mercati. Da questo punto di vista è molto importante una parola che non c'è tanto nel vostro rapporto, ma che sta dietro molti dei risultati: domanda. Cioè la domanda creata dall'intervento pubblico è una domanda che ha permesso alla domanda locale, viene fuori che i mercati locali sono quelli più rilevanti, la globalizzazione non c'è più, il boom dell'export non c'è più, si sopravvive perché si è radicati su un mercato locale che ha avuto un'iniezione di domanda perché ci sono stati sussidi, quindi i consumatori hanno continuato a comprare localmente, le imprese a vendere localmente, il che va bene in una logica, però la
questione della domanda diventa un elemento centrale per orientare le traiettorie di sviluppo e di ristrutturazione da questo punto di vista. Quindi non più solo gli incentivi supply side, come anche quelli per le tecnologie, eccetera, ma creare la potenzialità di nuovi mercati che vengano riempiti da quelle nuove imprese che ci auguriamo emergano, che facciano cose ambientalmente più sostenibili, energeticamente più efficienti, socialmente più appropriate e con alto contenuto tecnologico, con alta produttività e quindi capaci di pagare alti salari. Grazie professore. Verrebbe da dire che forse è giunto il momento di fare un'analisi un po' fine e comparata sul sistema dei sussidi settore per settore, per poi magari pensare a una politica industriale basata, come dice la BCE, che fanno una politica monetaria basata sui dati che vengono disponibili di volta in volta. Forse bisognerebbe cominciare a misurare una politica industriale a sua volta molto più basata, molto più data-driven, insomma. Se il professor Sterlacchini è in ascolto e ci sente, ci segue, eccolo lì, fantastico. Proverei a chiudere con lui con una considerazione di policy, se lo ritiene, sulle tante cose che abbiamo detto e che sono emerse. Prego, professore. Speriamo di poter fare un discorso compiuto. Partiamo dagli incentivi. Giustamente Mario sottolineava la problematica, però al tempo stesso Francesca aveva evidenziato il problema di sussidi e incentivi dati per conservare, diciamo, di tipo conservativo. Quindi gli incentivi possono essere di natura selettiva, gli incentivi di politica industriale devono essere di natura selettiva. L'altra cosa che dobbiamo ricordare ai policy maker è che è molto importante che gli incentivi siano mantenuti nel corso del tempo. Quello che conta per le imprese per poter fare i loro progetti di investimento non è tanto l'entità dell'incentivo dal punto di vista monetario, ma è la stabilità dell'incentivo nel corso del tempo. Questo consente alle imprese di fare piani di sviluppo, di fare piani di investimento. Avete menzionato l'ACE, l'altalenante caratteristica di questo strumento, che addirittura adesso è stato abolito, ed era uno dei pochi strumenti che ha funzionato e che favoriva proprio quello che io cercavo di menzionare nel mio intervento precedente, che cercava di favorire la crescita dimensionale, dimensionale delle imprese. Perché delle imprese grandi abbiamo bisogno. Perché ne abbiamo bisogno perché possono fare da punto di riferimento, da fulcro, nelle filiere, ringrazio l'Istat per aver fatto questo approfondimento, nelle filiere produttive e nei sistemi locali, territoriali in cui queste filiere operano. Quindi la crescita dimensionale delle imprese va perseguita, bisogna rinnovare misure che favoriscono questa prospettiva. Io direi che va anche studiato, perlomeno da un punto di vista di possibilità, la possibilità di fornire misure che in qualche modo attraggano investimenti diretti esteri, quindi attraggono imprese multinazionali che intendano investire in Italia, che hanno la potenzialità, hanno l'interesse ad investire in Italia. Perché investire in Italia? Perché l'Italia ha un livello di capitale umano molto elevato. Questo è l'asset che dobbiamo mettere in evidenza per poter attrarre investimenti diretti esteri anche nel campo della ricerca, anche nel campo dell'innovazione. E dal punto di vista della sostenibilità ambientale, dal punto di vista della sostenibilità ambientale e sociale, avete evidenziato il calo di azioni, il calo di attività da parte delle imprese. Rimane, come sosteneva Maria Pianta, rimane assolutamente contraddittorio e preoccupante lo scarso impegno delle imprese, ad esempio di fronte alla crisi energetica, nell'investire in energie rinnovabili, e questo significa
mio avviso, e questo è dovuto a mio avviso al fatto che l'incentivazione per le energie rinnovabili va a rilento, troppi cambiamenti nel corso del tempo, troppa incertezza dal punto di vista degli incentivi. Se c'è incertezza, le imprese non investono in questa direzione. Abbiamo anche un po', abbiamo dai dati del censimento 2000, relativi al 2022, viene anche fuori che c'è stato un calo di tensione dal punto di vista delle azioni per la tutela, diciamo, per la sostenibilità, per la tutela dell'ambiente e per la sostenibilità sociale. E anche dal punto di vista della sostenibilità sociale ci sono meno azioni, perché ricordiamoci, queste azioni prevedono investimenti, no? Prevedono investimenti. Un esempio classico sono le azioni intraprese dall'impresa per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Fortunatamente questa dimensione, la salute e la sicurezza dei lavoratori, è quella che ha subito, come dire, una riduzione tra il 2018 e il 2022, una riduzione meno marcata. Emergono ancora un terzo delle imprese che effettuano azioni di monitoraggio e di investimento per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Dal punto di vista della sostenibilità sociale, a mio avviso, ovviamente vanno anche qui studiati incentivi, ripeto, stabili nel tempo, non importa la dimensione economica degli incentivi, pensate anche agli incentivi, ma insieme agli incentivi dobbiamo anche pensare che queste attività possono essere incentivate anche con altri metodi che non necessariamente prevedono l'esborso di risorse pubbliche. Faccio l'esempio degli appalti pubblici. Le imprese che investono nella sicurezza dei luoghi di lavoro, ad esempio, potrebbero, negli appalti pubblici, potrebbero vedersi assegnata una premialità, e quindi il fatto di aver investito in questa direzione potrebbe favorire le imprese negli appalti pubblici. Questo potrebbe essere un importante incentivo non monetario, ad investire in questa direzione. Ho fatto l'esempio della sicurezza e della salute dei lavoratori, che è un tema, direi, molto, molto importante, ma allo stesso tempo potrebbero essere assegnati criteri di premialità negli appalti pubblici alle imprese che, ad esempio, raggiungono performance buone dal punto di vista della parità di genere, per fare un altro esempio. Ecco quindi che la politica industriale si deve muovere su diversi obiettivi. La politica industriale si deve, deve essere, deve considerare il ruolo delle grandi imprese. Con le grandi imprese si può discutere in modo negoziale. Le grandi imprese non necessitano di un sistema necessariamente generoso di incentivazione. Le grandi imprese hanno bisogno di avere obiettivi con cui programmare investimenti di medio e lungo periodo. Le imprese più piccole hanno bisogno invece di incentivi che però, come sosteneva Mario, debbono essere selettivi, devono guardare al futuro, innovazione, sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale, e quindi la politica industriale si può muovere si dovrebbe muovere su queste diverse direzioni. Grazie professore, grazie di questo spunto che lega appunto la questione delle politiche industriali con quella della sostenibilità che si declina in tutte le dimensioni, no? Dalla sicurezza all'energia, all'ambiente, effettivamente può essere questa la strada nuova. Io intanto ringrazio tutti gli ospiti e ringrazio chi ci ha seguito fin qui, nonostante i balbettamenti tecnologici, abbiamo in questo momento circa 140 persone che stanno ancora seguendo i nostri lavori e dunque è stata una buona presentazione e i dati sono stati presentati sul sito e verranno rilasciati come è stato illustrato nelle settimane a seguire. Io do la parola a Fabio Rapiti per una conclusione di questo nostro incontro. Grazie.
Grazie a tutti veramente per aver resistito, scusate ancora per gli incidenti, diciamo, di carattere tecnologico. Faccio una riflessione di due tipi, dopo, diciamo, un ringraziamento che faccio a tutti i colleghi che hanno collaborato, scusate se lo ribadisco, è un lavoro, questa operazione, la rilevazione multiscopo, è un'operazione molto grande, molto, diciamo, impegnativa, che coinvolge tutto l'istituto, ha coinvolto stakeholders, come avete sentito, ha coinvolto tanti soggetti che ci hanno aiutato a scrivere il questionario, e quindi li ringrazio tutti, ringrazio anche i colleghi che hanno organizzato il seminario oggi, e ringrazio in particolare le imprese italiane che contribuiscono, il sistema delle imprese che ci ha aiutato molto nel, diciamo, a rispondere al questionario e a darci informazioni. Allora, le mie considerazioni sono due. Una veramente modesta rispetto al dibattito che avete fatto, rispetto anche agli interlocutori che abbiamo. Mi permetto di dire veramente poche cose, invece mi concentro un po' sulla una valutazione un po' anche quasi storica dello strumento. Allora, la mia considerazione è che in una fase come quella che abbiamo vissuto, di totale incertezza, di straordinaria turbolenza e anomalia come quella degli ultimi 3 anni, per cui alla fine del 22 abbiamo intervistato le imprese, io non mi aspettavo dei cambiamenti strutturali. L'Italia, la struttura produttiva è quella che è, cambia lentamente, il passo della tartaruga, hai detto bene, e quindi qualche segnale c'è, ovviamente sono anche segnali ovvi, cioè più digitalizzazione, più uso dei dei cloud, la pandemia ha insegnato molto, no? L'aumento del lavoro a distanza, però è chiaro, gli obiettivi strategici rimangono soprattutto difendere la posizione competitiva e aumentare le attività in Italia. L'internazionalizzazione rimane ridotta, però non possiamo, diciamo, aspettarci di più. Però d'altro canto, questo è il primo momento che noi approfondiamo i dati. La multiscopo ha questa, diciamo, capacità di guardare in modo trasversale tantissime dimensioni, e noi anche in passato abbiamo colto cose importanti guardando ai dettagli. Noi possiamo andare in profondità e cogliere segnali deboli che servono, come dire, anche a noi per capire, ma soprattutto a chi fa le politiche, perché la presunzione è anche di dare qualche strumento ai policy maker per indirizzare, per adattare meglio le politiche, per evitare di fare, appunto, interventi a pioggia, che spesso servono solo a preservare un tessuto produttivo che forse non è il caso, come dire, che continui così. Quindi dobbiamo approfondire, tra l'altro abbiamo già in programma, questi dati verranno utilizzati nel rapporto di competitività che uscirà a fine marzo, i primi di aprile, e già lì potremo andare più a fondo. Ci sarà un rapporto ad hoc sulle imprese che entro la fine dell'anno, direi a settembre, pubblicheremo. Ci sono i dati, i microdati che vengono offerti alla comunità scientifica, per cui ci vuole un accesso per sperimentare, per valutarli. Ci saranno i report regionali, come abbiamo fatto in passato, approfondiremo a livello regionale e vedremo cosa succede nelle singole regioni. Invece poi volevo fare una valutazione sullo strumento. Ormai questa è la terza volta che facciamo questa rilevazione. Terza volta perché la prima volta l'abbiamo sperimentata con il censimento, l'ultimo censimento decennale, quello del 2011, era il nono censimento, e poi ne abbiamo fatta un'altra nel 2019 in riferimento al 2018 e questa in riferimento al 2022. Però non vorrei dimenticare che noi abbiamo fatto uno sforzo straordinario durante il periodo della pandemia. Noi abbiamo fatto 3 piccole indagini multiscopo, una giugno, maggio-giugno 2020, una tra novembre e dicembre del 20 e un'altra tra novembre e gennaio del 21. Abbiamo fornito al Paese informazioni dettagliate e tempestive, in quel caso era straordinario lo sforzo che abbiamo fatto. E quindi, diciamo, questo strumento è uno strumento maturo, è anche un'unicità che abbiamo, diciamo, non ci sono molti paesi che hanno strumenti come questo. Come abbiamo detto, è uno strumento costoso, è una scelta strategica dell'Istituto, però
vale la pena di farlo per offrire informazioni. In questo caso abbiamo fatto uno sforzo di sperimentazione che io non vorrei che fosse sottovalutato. Questa questione delle filiere è molto importante, perché abbiamo ragionato anche con il Ministero, si chiamava Mise, ma si chiama il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, perché servono dimensioni diverse anche per fare le policy e cambiare l'unità di misura, diciamo, dalla singola impresa o dalle misure standard che abbiamo, il settore, quindi fa politiche di settore, oppure addirittura per le classi dimensionali. Cambiare unità di misura è difficile nella misurazione, pensate quanto è difficile nelle policy, e noi abbiamo voluto sperimentare in collaborazione appunto con degli stakeholder importanti una nuova, come dire, sezione e analisi sulle filiere. Le filiere ovviamente sono considerate ex ante, nel senso che abbiamo definito insieme ai nostri interlocutori 28 filiere, ma in realtà i cluster di impresa, i gruppi di impresa, i network di impresa sono qualcosa che si forma nella realtà e vanno individuati empiricamente. E infatti il passo che vogliamo fare successivo, proprio per capire chi sono le imprese da incentivare, chi sono le imprese per cui troviamo segnali deboli, diciamo ancora, ma ci sono segnali positivi, segnali di innovazione che potrebbero essere diciamo estesi, rafforzati con delle policy più tailor-made, più adattate. Allora, il passo che vogliamo fare, quindi il passo che abbiamo fatto innanzitutto con l'analisi delle filiere è, secondo me, un passo riuscito. Non era scontato che i risultati erano quelli che abbiamo, ora li approfondiremo, ma sono molto utili e li valuteremo anche insieme al Ministero, appunto. Ma il passo che vogliamo fare è il passo su cui è la frontiera internazionale. Io ieri pomeriggio ho assistito a un seminario dell'Ocse che appunto studiava, hanno presentato dei paper sui network di impresa e quali fonti network e reti di impresa, ma quali fonti utilizzano. In quel caso erano fonti IVA che linkano le imprese una ad una. Okay? Quindi tu vai a studiare le relazioni tra le imprese con anche il loro fatturato, con il peso delle loro relazioni. Non predefinisci quello che noi appunto abbiamo pensato, che chiamiamo le filiere, ma le vai a studiare quali sono i cluster di impresa e poi se hai altri dati, altre informazioni come noi abbiamo, puoi anche valutare la loro performance. Ebbene, noi abbiamo questa opportunità oggi perché noi possiamo utilizzare i dati delle comunicazioni obbligatorie. L'Istat sono 3 anni che sta costruendo un rapporto con l'Agenzia delle Entrate per avere i dati della fatturazione elettronica, che significa avere... fatturazione elettronica, scusate, i dati di chi vende... Di chi vende, scusate il lapsus, vende, di chi acquista, l'entità della fattura, che ci consente di costruire a livello micro le relazioni di imprese, al di là delle, diciamo. Allora, i dati li abbiamo chiesti per il 20, 21, 22. In realtà questi dati non servono solo a questo scopo. I dati amministrativi per l'Istituto di Statistica, diciamo, quindi in questo caso sono uno strumento straordinario di analisi per andare dentro le relazioni tra imprese. Però a parte questo, in realtà i dati delle comunicazioni obbligatorie sono della fatturazione elettronica, sono utilissimi anche per altri scopi, come tutti i dati amministrativi alleggeriscono il carico sulle imprese, per i conti nazionali, le tavole di tutt'output, ma per noi anche per alleggerire le imprese dalle indagini mensili sul fatturato. Noi possiamo alleggerire 40.000 imprese dalla compilazione per 12 mesi, sono 500.000 quasi compilazioni mensili. Se noi otteniamo, e come dovremmo ottenere prestissimo, perché l'accordo è in chiusura, i dati della fatturazione elettronica. Quindi quello che volevo sottolineare è che l'Istituto è sulla frontiera anche internazionale della riflessione su come misurare le dimensioni rilevanti. E ovviamente questo va fatto con l'aiuto del Paese, con l'aiuto dei fornitori di dati amministrativi, in questo caso l'Agenzia delle Entrate,
con uno sforzo che noi facciamo di alleggerire il carico, perché questo l'abbiamo detto, le imprese collaborano ma devono compilare un questionario di 8-9 sezioni, abbastanza importante. Ma se noi abbiamo i dati amministrativi da parte, diciamo, delle istituzioni, dei fornitori, noi possiamo alleggerire il carico. Dobbiamo fare un lavoro, come dire, una partnership nazionale per come dire, avere più informazioni, integrarle e allo stesso tempo alleggerire il carico statistico. Questo è quello che ci aspetta. Intanto approfondiamo però questi risultati, perché oggi è solo l'inizio e ci sarà, è una miniera d'oro che esploreremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Vi ringrazio ancora a tutti per, come dire, la pazienza che avete avuto fino ad ora. Grazie. Grazie Fabio. Solo un piccolo spot finale, se posso, colgo l'occasione per la platea così attenta a questa questione delle imprese. Tra 10 giorni rilasciamo 24 nuovi indicatori sulla struttura d'impresa a livello comunale, che si aggiungono ai 27 che abbiamo pubblicato l'anno scorso. Questi sono indicatori realizzati con il sistema integrato dei registri, che a livello comunale offrono una fotografia di struttura d'impresa, con questi 24 nuovi indicatori in particolare, sulla dimensione occupazionale, sull'intensità di lavoro e le forze di lavoro coinvolte nelle unità di impresa a livello comunale. Tra una decina di giorni. Prego, c'è una domanda, si può? Sì, boh, prego, prego. No, volevo collegarmi all'intervento del direttore Rapiti riguardo all'uso dei dati amministrativi e dell'importanza dell'uso dei dati amministrativi, e volevo suggerire, e magari nel prossimo, diciamo, lavoro di approfondimento sulle imprese, di utilizzare i report ambientali. Noi sappiamo che la tassonomia europea, il regolamento sulla tassonomia europea, impone alle imprese a partire dal 2023 di redigere dei report ambientali. Questi report ci permettono di analizzare quelle che sono appunto tutte le azioni che le imprese devono mettere a favore del clima, tutte le azioni per la mitigazione ai cambiamenti climatici, adattamento, rifiuti, economia circolare, insomma tutte quelle importanti azioni che le imprese devono, diciamo, che da un lato le imprese sono tenute, no, ad agire su questi temi, ma dall'altro lato noi come istituto abbiamo, diciamo, un impegno importante di misurare queste azioni. E allora, visto che abbiamo questa opportunità delle informazioni, che sono i report ambientali sono, diciamo, dei documenti contabili, no? Che sono allegati ai bilanci delle imprese, quindi sono delle informazioni aggiuntive. Allora chiedo al direttore se in futuro possiamo utilizzare questi dati, sempre in questo quadro tra fatturazione elettronica e report ambientali, e far sì che queste informazioni aiutano le policy a fare poi le politiche a favore del clima, perché il grande assente oggi è proprio quello del problema dei cambiamenti climatici e di come noi dobbiamo aiutare le policy a fare politiche mirate a questi cambiamenti climatici. E allora, ritornando al discorso che diceva il professore, se noi non abbiamo delle misure, non possiamo fare poi delle politiche mirate. E quindi chiedo, diciamo, al direttore se ha in futuro, diciamo, tra i suoi progetti quello di utilizzare i report ambientali. Grazie. Grazie, sì, assolutamente sì. Se parliamo dei bilanci non finanziari, lì il tema, come al solito, è quello di riuscire ad acquisire massivamente i dati. Cioè, il problema nostro dell'Istat non è che noi non conosciamo, non vogliamo utilizzare dati amministrativi o dati strutturati, è riuscire ad acquisirli. Ne parleremo nei prossimi giorni proprio con gli interlocutori principali, le Camere di Commercio e Infocamere, e abbiamo chiesto a Infocamere se erano disponibili questi dati. Quindi il problema per noi è soprattutto
riuscire a interloquire in modo adeguato con i fornitori ed averli in modo massivo, perché acquisirli attraverso chi li pubblica, diciamo, su web è costoso e non è il modo migliore. Quindi è sicuro che l'istituto sta investendo nell'analisi ambientale, vuole rafforzare questa analisi. Abbiamo fatto anche 3 piccoli approfondimenti quest'anno con analisi anche economiche delle imprese, quindi siamo impegnati al 100% anche su questo. Grazie. Grazie allora, grazie a tutti, alla prossima occasione, arrivederci.